Gli ultimi giorni dell'anno per i consiglieri regionali della Toscana rappresentano un momento di bilancio per riflettere sull'anno che sta per concludersi, sui traguardi raggiunti e sui prossimi obiettivi per il nuovo anno. Ma intanto noi usciamo da un 2022 nel quale ci siamo impegnati come gruppo, ma complessivamente come commissione e come consiglio su alcuni aspetti fondamentali. Intanto gli stati generali della salute, è stato un percorso lungo, impegnativo, abbiamo interessato, ascoltato tantissimi portatori di interesse, dai professionisti, ai sindacati, al volontariato, alle istituzioni locali, e poi abbiamo proposto e approvato una risoluzione che dà indicazioni precise per quanto riguarda quella che dovrà essere la sanità del futuro, una sanità più ricca di servizi territoriali, in grado di dare risposte anche ad una popolazione che vive di più e però è anche colpita da malattie magari croniche, interventi per cercare di reperire anche quella che è una difficoltà oggi molto presente, molti professionisti di alcune specializzazioni mediche che mancano. Abbiamo approvato leggi importanti come quella che dicevo dei custodi della montagna. Abbiamo poi avviato il percorso degli stati generali della cultura, un altro percorso per cercare di mettere a punto strategie e progetti di carattere culturale partendo dal basso e coinvolgendo tutti quelli che sono i portatori di interesse. Da questo punto di vista siamo rimasti confortati anche da un sondaggio che abbiamo commissionato che ci dice che i toscani vedono nella cultura un aspetto molto importante della loro vita, non soltanto per l'accrescimento delle conoscenze personali, ma proprio anche come elemento di sviluppo legato al turismo, legato insomma all'economia, legato all'occupazione soprattutto giovanile, e più del 90% sono d'accordo con gli investimenti in cultura e ci chiedono addirittura anche di poterli aumentare. Il 2023 vede l'attuazione di quel che abbiamo, delle indicazioni che abbiamo approvato a seguito di questi percorsi, ma soprattutto l'impegno principale sarà quello per l'approvazione del piano regionale di sviluppo, vale a dire il piano che farà da cornice a tutte le politiche, a tutte le scelte, a tutte le strategie che il governo regionale dovrà portare avanti. Quindi il piano regionale di sviluppo sta arrivando in consiglio, noi abbiamo anche anticipato come gruppo alcuni incontri sui territori per iniziare a raccogliere anche da questo punto di vista delle indicazioni. Ci sono importanti investimenti che dovranno proseguire o che potranno iniziare, la Darsena Europa appunto, il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca, la viabilità regionale. Ho visto che stanno arrivando i treni che fanno parte del contratto che da assessore avevo anche siglato con Trenitalia. Quindi il futuro della Toscana anche nel 2023 vedrà il nostro impegno per quanto riguarda le politiche sociali, le politiche del lavoro, per quanto riguarda la salute dei toscani e per quanto riguarda un sostegno all'economia, quindi anche attraverso tutta una serie di interventi e di bandi che verranno pubblicati per quanto riguarda il sostegno alle nostre imprese. Ci si può ricordare tante cose, la Regione Toscana è intervenuta su tanti ambiti, quello che le opposizioni hanno fatto anche in maniera costruttiva è quella di lavorare su la tematica principale, quella della sanità, quindi andare a cercare quelle difficoltà che
che riguardano in sostanza due temi che i cittadini toscani vivono tutti i giorni: la prenotazione per una visita medica, quindi le liste d'attesa, quindi il non funzionamento del CUP quando magari ci viene detto che una lista è chiusa e in realtà non è così, ma si rimanda poi magari la chiamata al mese dopo, mettendo in grave difficoltà i cittadini che magari per una visita cardiologica devono aspettare anche un anno e mezzo, per fare un esempio. Ci si ricorda che a fronte di questo il grande sforzo dei nostri medici e infermieri, però al contempo quando leggiamo le note degli ordini dei medici e degli infermieri sui territori notiamo notevole difficoltà. Quindi questo è il tema principale, che è quello sanitario, ma anche dal punto di vista dell'ambiente non siamo messi bene. Lo scandalo del CEU è sicuramente un tema centrale di questo anno, perché prima di tutto ci riporta alle infiltrazioni mafiose in Toscana, che non è una regione felice da questo punto di vista, ma che ha delle infiltrazioni, in questo caso dell'Ndrangheta, molto profonde anche sul nostro tessuto sociale e imprenditoriale. Quindi anche da questo punto di vista c'è molto da fare, e non si fa con la manifestazione di interessi mancando per fare il piano dei rifiuti, e quindi una procedura che in realtà si sta allungando rispetto a quello che c'era stato detto, e questo chiaramente pone delle problematiche, perché dobbiamo pagare molto i servizi e i servizi che ci vengono resi evidentemente non sono soddisfacenti, sia dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, dal punto di vista della sanità, dal punto di vista dell'energia, dal punto di vista dell'acqua. Non si sta lavorando per come i cittadini toscani meriterebbero. Le priorità da affrontare per il 2023 nella regione toscana sono tantissime. Il tema centrale rimane quello sanitario. Dobbiamo superare le difficoltà dei cittadini toscani nella prenotazione delle visite sulle liste d'attesa. Dobbiamo garantire anche la possibilità all'interno dei centri privati di poter svolgere le visite e convenzionate, e quindi garantire un plafond per le visite convenzionate nei centri privati sanitari. Dobbiamo lavorare affinché i nostri medici e infermieri possano essere gratificati di più e anche economicamente per quello che fanno. Tanti sono poi gli aspetti dal punto di vista ambientale. Dobbiamo lavorare seriamente su quelli che sono i piani regionali dal punto di vista dell'energia, dell'acqua, dei rifiuti, e smetterla di fare gli stati generali della salute, della cultura, dello sport, dell'ambiente, ma dobbiamo iniziare a legiferare, lavorare e cambiare veramente questa regione anche dal punto di vista legislativo, che è il nostro compito qui in Regione Toscana. È stato un anno strano, è stato un anno in cui secondo me maggioranza e opposizione non hanno trovato un modo di dialogare. Noi siamo stati sempre considerati da parte della maggioranza un qualcosa da non coinvolgere nelle decisioni, un qualcosa da non far partecipare alle decisioni. Non è così che si amministra, non è così che si governa, o meglio, se si sceglie di governare escludendo sempre a priori, non ascoltando mai i consigli, i suggerimenti che arrivano all'opposizione, poi ci si prende onore e oneri, e quando poi porti un bilancio e ti fai appello a 400 milioni di soldi che dovrebbero arrivare dal payback, che se arrivassero tutti, o si sana il bilancio della Regione Toscana e si mettono in ginocchio decine di aziende che operano nel comparto sanitario, o si salvano le aziende e non si salva la Regione Toscana. Magari a volte ascoltare anche i suggerimenti, le proposte di legge che arrivano da parte nostra non sarebbe male. Noi chiudiamo un anno con una decina di proposte di legge presentate. Abbiamo la presunzione di credere che le proposte di legge che presenta Fratelli d'Italia non siano proposte di legge tutte stupide o inattuabili o inutili o pleonastiche, sono tutte bloccate in commissione. Perché il Partito Democratico, quando Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge, la lascia in commissione, non la porta in consiglio, perché sa che se la porta in consiglio o la vota e ammette che l'opposizione ha più idee della maggioranza, oppure la boccia, ma dovrebbe bocciare una legge scritta con un buon senso, e allora preferisce lasciarla morire in commissione. Non è il modo in cui si gestisce una regione. Quindi un anno fatto di tanti contrasti, di tante spigolature, speriamo che l'anno prossimo
l'opposizione sia quantomeno ascoltata. Noi non pensiamo ad avere le ricette a tutti i mali della Toscana, ma crediamo che se la maggioranza ci ascoltasse un po' di più, probabilmente qualche buona idea arriverebbe anche dai nostri banchi. Il buon proposito è uno, è quello di riportare la Toscana dove merita di stare. La Toscana è la regione che storicamente tutti individuano come il faro della sanità nazionale e oggi non è più un faro, ma anzi sta tra le peggiori d'Italia. Non è più la regione guida o tra le regioni guida nel campo delle infrastrutture. Anzi, un tempo si diceva che da un punto di vista infrastrutturale la regione Toscana era una delle grandi regioni del nord. Oggi la regione Toscana da un punto di vista strutturale è una delle regioni del sud in difficoltà, perché basti pensare ai collegamenti tra Firenze e Grosseto. Una persona di Grosseto fa prima andare a Roma che non arrivare nel proprio capoluogo di regione. Non esiste un collegamento. Non esiste un collegamento che non sia una superstrada obsoleta, drammatica, in perenne stato di caos come la Firenze-Pisa-Livorno, che collega il capoluogo di regione con il principale aeroporto della regione, l'aeroporto di Pisa, e il principale porto della regione, che è il porto di Livorno. Non esiste un'altra regione d'Italia degna di tale nome, che vuole ambire ad essere una regione che faccia da punto di riferimento, che non riesca a collegare il proprio capoluogo, una città importante come Firenze, conosciuta in tutto il mondo, apprezzata in tutto il mondo, con l'aeroporto e il porto. Non esiste. In Toscana siamo in questa situazione, abbiamo un gap incredibile che pagano i residenti di alcune zone. Ci sono ancora tantissime zone della Toscana che non hanno neppure una copertura con la rete, non sono ancora connessi digitalmente. Si paga un digital divide incredibile. Ma vi sembra normale che nella Toscana nel 2023 un ragazzo che nasce a 100 km di distanza da un altro nasca e parta già 10 passi indietro rispetto all'altro? Perché per andare all'università deve spendere 3 volte tanto di soldi, perché per formarsi deve spendere 3 volte tanto, perché non può avere l'accesso ai contenuti digitali come chi nasce nei grandi centri, nei grandi capiluogo? Questa non è una roba da Toscana del 2023. Purtroppo in Toscana c'è anche questo, e sul digital divide abbiamo approvato in un anno decine di atti. Vorrei sapere quali di questi hanno prodotto un risultato visibile e tangibile. Credo nessuno. È stato un anno sicuramente impegnativo, perché è coinciso anche con una grave emergenza legata al conflitto tra Russia e Ucraina, che ha coinvolto tutti gli attori mondiali, con conseguenze che non ci saremmo aspettati, e soprattutto sono coincise col momento con il quale stavamo uscendo dall'emergenza pandemica. Questo ha significato che se prima si lavorava già in emergenza, pur senza necessità particolari, si è continuato ad andare in questa direzione per certi punti di vista. E quindi di nuovo questa giunta non ha dimostrato, dal punto di vista dello sguardo volto al futuro, nessuna attenzione, semplicemente un vivere alla giornata con ciò che sia, scaricando la responsabilità della propria incapacità organizzativa e amministrativa sui vari attori, il governo da una parte, il conflitto dall'altra e le contingenze internazionali dall'altra ancora. In realtà quello che si registra veramente è un continuare a lavorare giorno per giorno su vari fronti, andando più che altro in difesa e soprattutto commettendo errori strategici madornali, come quello per esempio della sanità territoriale ancora trascurata, errori come il non aver preso il contributo per il SINSIR di massa dal Ministero per problematiche che ci sono state di gestione e così via. Continuare con un'attenta attività di monitoraggio e ispettiva ciò che fa la Giunta, continuare a dire ai cittadini tutto ciò che non va e fargli capire che sono attori partecipi della politica, che devono ancora più diventarlo. Il Movimento 5 Stelle si strutturerà sempre di più sui territori e lo farà in questo momento parlando di alcuni argomenti che stanno a cuore delle persone. Le comunità energetiche, uno strumento eccellente per superare l'attuale crisi amministrativa. E la questione della sanità, appunto, dobbiamo riportare la sanità vicino ai cittadini, e la scuola, la cultura, l'istruzione, che deve finalmente ritornare a essere una parte centrale anche della nostra attività. Ma sicuramente un anno particolare, nel senso che è stato un anno, diciamo, di gruppo misto di Toscana Domani, un gruppo che, come sanno tante persone, chi mi ha letto, chi mi ha dato fiducia, ha cercato di portare dentro questo Consiglio regionale le istanze del territorio che mi ha letto, ma
comunque sia, ecco, di portare anche un po' di quel mondo civico che molto spesso è, come dire, visto in modo marginale rispetto a quello che è la dinamica politica più stretta. È stato un impegno concreto, un impegno caratterizzato da pragmatismo da parte mia, e sicuramente, ecco, non posso che essere, come dire, farne un bilancio assolutamente positivo. Ciò non toglie che naturalmente occorre fare molto di più, occorre diciamo avviare anche un maggiore impegno sul fronte del controllo, dello stimolo anche a certe partite che sono ancora aperte. Penso tra tutte al piano dei rifiuti, penso ancora a questioni aperte come la partita che riguarda il trasporto pubblico locale. Ci sono tantissime questioni che riguardano strettamente i territori e che ancora oggi diciamo hanno necessità di risposte, per non parlare naturalmente della partita della sanità, una sanità territoriale che ancora non vediamo essere veramente a misura di paziente. Quindi molto lavoro c'è da fare, vediamo se nei prossimi 2 anni e mezzo riusciamo sicuramente ad apportare un contributo più sostanzioso.